benvenuti e grazie per essere qui. È veramente un onore per me, per l'amministrazione, presentare questi progetti. Questo è un incontro molto importante perché presenta due grossi progetti che l'amministrazione della Capri è orgogliosa e sui quali ci ha lavorato tantissimo. Bene, io insomma non vorrei togliere troppo spazio alla presentazione e introduco Don Vincenzo che comincerà a parlare del primo progetto. Carissimo signor Sindaco, carissimo Franco, caro Don Salvatore che rappresenti per noi l'età veneranda intorno alla quale tutti quanti noi ci sentiamo rassicurati. Quanti mesi fa è stato? 6 mesi fa, grosso modo? Agosto, meno ancora. L'iniziativa della Casa per gli Anziani è nata così, parlandone da un'idea che è venuta poi di fronte ad un edificio che nel centro del cuore del paese rappresenta una lunga storia di vita, di imprenditoria, di famiglia, di famiglie. Tenete presente come il nostro paese aveva dei centri di gravitazione. Miss Boffa, Miss San Nicola, Miss Gabriele. Erano centri di gravitazione, nei quali centri noi giocavamo e vivevamo tutta la nostra giornata. Ora, mentre un tempo tutto questo era sola iniziativa delle istituzioni benefiche o caritative, oggi giustamente viviamo in una società nella quale, e io vi invito sempre a tenere presente quei famosi 2 primi articoli della nostra Costituzione, no? Che sono gli articoli che fondano il nostro esistere, le nostre relazioni. Nel secondo è detto che lo Stato si deve assumere la responsabilità dell'appianare tutte le differenze che possono esserci di qualunque genere tra le persone, e vengono fuori anche le differenze che sono dovute alla età, alla condizione sociale e dunque di conseguenza alla possibilità di vivere una vita dignitosa. Ora, quando noi parliamo di Stato ci troviamo di fronte ad un'idea che può essere molto astratta. Qual è l'anello di congiunzione dello Stato con il cittadino? Il comune. Il comune è la realtà nella quale immediatamente tutto quello che idealmente viene progettato, viene visto, viene organizzato, diventa poi la traduzione pratica, l'applicazione concreta dei grandi principi. Allora ecco, un comune che si fa carico di tutto questo, non sta a me parlarne in questi termini perché non ne ho né le competenze né le conoscenze, però la riflessione si impone, che stiamo stasera qui a parlarne non in termini di Chiesa, di Caritas o di San Vincenzo, ma in termini di comune, dunque la nostra comunità nella quale io posso essere prete, voi potete non crederci neppure, avete il diritto di avere tutte le vostre opinioni di qualunque genere e specie, non importa. Siamo una comunità che sul territorio però deve essere, e non può essere diversamente, deve essere solidale. Allora ecco, il motivo che spinge tutto questo è naturalmente questo discorso che è nato, veramente sembra un miracolo, perché a mano se ne è parlato. Ovviamente Casa Mariniello in Piazza San Nicola porta con noi, nel nostro immaginario collettivo, una famiglia numerosa, 12 figli erano. Ma io mi ricordo sempre, mi è sempre stato detto, che Mastro Crescenzo, che sarebbe credo il nonno da cui prende nome poi l'architetto Crescenzo Mariniello, usava a dire: in ogni famiglia ci deve essere sempre un bambino. Fateci caso, un bambino mette sempre tutti d'accordo. Si parla della proposta di progetto di una casa per anziani. Forse è un po' troppo riduttivo definire la casa per anziani, dal momento che in realtà l'ipotesi che si affronta è quella di una struttura mista non soltanto di casa per anziani, ma anche quella di centro polifunzionale, per poter permettere alle persone che saranno residenti o
fruitrici, fruitori di questo immobile, svolgere delle attività all'interno di questo centro, tale da poter essere integrati sia in quella che è la loro vita di tutti i giorni, oppure in quella che deve essere la vita all'interno del centro. Quindi si tratta di una ipotesi di centro polifunzionale unita a una comunità alloggio, dove troveranno accoglienza da un minimo di 8 persone. In questo momento il progetto preliminare che noi abbiamo, previsto è quello relativo a 8 persone, più circa un massimo di 50 persone che potranno fruire del centro polifunzionale, dove saranno svolte queste attività di laboratorio, attività non solo attività, ma anche ci saranno allocati servizi che potranno essere utili a queste persone, dall'ambulatorio al parrucchiere, al barbiere, ad altri tipi di attività. Vi comincio a illustrare il progetto. Questo qui è l'inquadramento territoriale. Per ritornare un po' forse a quello che ha detto Vincenzo prima rispetto al centro gravitazionale, in realtà noi ci troviamo a operare nella zona di San Nicola, Piazza San Nicola, che è in realtà una sorta di centro gravitazionabile di opere architettoniche di notevolissimo interesse nazionale e internazionale. Basti pensare soltanto che la chiesa di San Michele Arcangelo è uno degli episodi barocchi più importanti in Italia. In realtà c'è la gemella a Napoli di Santa Maria Egizia e Pizzo Falcone. La zona di intervento è questa qui che vedete colorata, questa rossa è la direttrice di via Giuseppe Orlandi, questo grosso isolato qui è l'ex convento delle Teresiane, questo è il chiostro piccolo del convento, del convento, quello che è attualmente il chiostro di San Nicola, questo qui, questa è la chiesa di San Michele, questa è la scuola materna e questa qui e via San Nicola che scende giù. Questo qui è lo stato dei luoghi schematizzato per darvi un'idea di come è organizzato attualmente l'immobile. E cioè noi abbiamo questo è l'impianto generale, questa è la zona di accesso alla Piazza San Nicola, questo è il giardino con i cortili, questo è il piano terra che è indicato qui in grigio ed è la prima unità in blu, scusatemi, lo vedo male di qua. Ed è la prima unità che attualmente è di circa 90 metri quadrati. Al di sotto di questa unità c'è una grossa cisterna, attualmente date le condizioni non è facilmente accessibile, aspettiamo di svuotarla per poter verificare meglio le dimensioni. Al piano primo, in giallo e in rosa, e in rosso abbiamo il primo livello in appartamento a 2 livelli e l'appartamento più grande di quel livello, che invece il rosso è stato 5 metri quadrati, mentre invece c'è l'appartamento a 2 livelli che si sviluppa su 2 livelli ed è di circa 60 metri. All'interno degli accessi, perché elemento di innovazione oppure di innovazione che abbiamo inserito anche sul supporto di quello che è stato su input dell'amministrazione, è stata quella di recuperare uno spazio seminterrato all'interno del giardino. Particolare in questa zona. Questa è un'immagine ingrandita di quello che è il lotto di intervento, dove tutta questa area delimitata da questa fascia bianca che è un muretto leggermente rialzato è quella dedicata poi alla sala polifunzionale dove ci sarà allocata la funzione più importante del centro polifunzionale. Questo invece è il raffronto tra lo stato dei luoghi, questo, è quello che invece l'ipotesi di progetto in questo, allo stato delle cose, dove ci sarà a piano terra con accesso diretto da Piazza San Nicola, quindi senza alcuna problematica di accesso per persone con disabilità, il centro polifunzionale, una serie di servizi sia per il centro polifunzionale sia per l'esterno, delle attività che in futuro si potranno svolgere nella piazza, quindi in realtà questo progetto va ad inserirsi in quello che è un progetto integrato di tutto quanto il sistema Piazza San Nicola, che attualmente ha le manifestazioni estive nella piazza, ha delle manifestazioni all'interno della chiesa durante l'inverno,
ha delle manifestazioni che vengono svolte con periodicità nel chiostro di San Nicola, che attualmente è in fase di riqualificazione sempre per servizi sociali. E da questo accesso qui ci sarà una rampa, si ipotizza una rampa che poi porta a livello del cortile, perché attualmente ci sono dei gradini per entrare nel cortile della piazza, e la parte del piano terra sarà interamente dedicata a quella che è la zona comune. Quindi ci saranno soggiorni, salotti, sala pranzo, lavanderia, zona di preparazione dei cibi, l'ambulatorio e in rosso più scuro i servizi igienici, obbligatori in via. Questa fascia che vedete rosa tenue con giungi piani è l'ascensore che noi abbiamo previsto, che è stato possibile inserire un ascensore all'interno dei livelli che non intaccasse quelle che sono le distribuzioni dei vari livelli, quindi si continuano a mantenere le superfici necessarie per poter avere gli alloggi con l'inserimento dell'ascensore. Un ascensore chiaramente che prevede la presenza di una persona disabile e di un accompagnatore, quindi secondo quello che chiedete. Al piano, quindi primo, verrebbero accorpati chiaramente gli appartamenti, e ci sarà una prima unità per due persone, una seconda unità per due persone, questo è il grigio chiaro qui, l'alloggio per il personale di servizio, questo invece, sempre in azzurro, è un'altra unità per due persone. Questo qua è nel dettaglio il progetto del padiglione interrato, questa qui è questa è Piazza Nicola, nel punto più basso di Piazza Nicola si è scelto di l'accesso, quest'area qui, l'intero scavo sarà di circa tra i 60 e gli 80 metri quadrati, con questa rampa molto lì, in realtà noi siamo in una fase preliminare, è chiaro che abbiamo un locale tecnico piccolo, si devono prevedere probabilmente dei collegamenti per questo spazio alla struttura direttamente, facendo dei saggi, per il momento non è ancora il caso di fare proiezioni troppo pericolose. E questi spazi definiti riservati sono degli spazi che sono appunto riservati a quelle che possono essere la complementarità con le attività che si svolgeranno nella piazza. Questa è la tavola relativa alla sistemazione del piano terra e del tetto giardino della sala polifunzionale. La parte posteriore dell'attuale giardino sarà dedicata a un orto comune per gli utenti del centro, che in realtà sarà, oltre il pensiero è quello di non farle, che non siano soltanto orti finalizzati alla fruizione di chi sta nel centro, ma potrebbero diventare anche degli orti didattici dove le persone potrebbero insegnare ai più piccoli come si delle minime coltivazioni, cioè si cercava di individuare degli spazi minimi, anche di facile gestione, che però possono essere utilizzati in più forme. Quindi ci sarà una zona pranzo per andata e anche di ingresso al centro, la zona soggiorno, spazi distributivi, questa zona sarà l'ambulatorio per il centro, più quello l'ambulatorio di servizio nel caso in cui sarà utilizzato da utenti esterni. L'ascensore, un servizio accessibile ai disabili, un servizio normale, una preparazione, la zona preparazione della cucina e la lavanderia. Questo qui è l'ascensore che ci troviamo sopra in questo livello. C'è anche una scala esterna, c'è chiaramente la scala esterna di collegamento che non si deve toccare, se non parzialmente, giusto un po' esagerare. Attraverso il portico esterno ci sarà il collegamento coperto in ogni caso tra tutte quante le unità e abbiamo una prima camera con gli utenti, con i servizi accessibili anche a questi disabili, una seconda camera sempre con gli utenti e i servizi accessibili, la camera dell'operatore, una terza camera, spogliatoio e servizi. La camera in alto è praticamente gemella di quella che sta sotto, sempre con l'ascensore che arriva al piano, un bagno e un antibagno più ampi rispetto agli altri e la possibilità di accedere a una terrazza che è quella già esistente adesso, più ci sarà
la riqualificazione di questo spazio piano, di questo terrazzo piano che attualmente non ha protezioni e ci sarà di più la terrazzo. Questa è una sezione per darvi l'idea di quella che è l'andamento delle quote all'interno della struttura. Noi attualmente con la muratura siamo sulla strada a questa altezza qui, quindi non si eccederà quella che è l'altezza della muratura perimetrale sulla strada. Questa è la vetrata della zona d'ingresso dell'area di ingresso. Questa è la visuale su piazza San Nicola, un render di quello che sarà la visuale di piazza San Nicola, perché nel punto più basso ci sarà l'accesso alla sala polifunzionale. Questa rampa, che funzionerà anche da quinta muraria minima per l'attuale piazza, si manterrà in una muratura in pietra per il momento, e questa è la sala funzionale con il centro di vita. L'ingresso attuale sarà recuperato e riqualificato. Chiaramente siamo in una fase di rapidissima definizione. Questa è l'ipotesi di riqualificazione del giardino, la stessa foto ripresa e rivisitata con l'inserimento degli orti e il tetto giardino della sala polifunzionale. Queste sono le condizioni attuali dell'atrio, questa è l'ipotesi di ridefinizione dell'atrio. Dove verrà inserita questa copertura leggera, trasparente, per permettere alla luce di continuare a entrare in quella zona, e rettificata l'apertura, aumentata, per dare l'idea del possibile spazio che bisogna si dà. Questa è una stanza delle condizioni attuali, queste ipotesi di riqualificazione, e questo c'è. Tra le due c'è la differenza anche tra giorno e notte, dove si è pensato già adesso in sede preliminare di introdurre degli elementi di illuminazione indiretta invece che diretta, quindi luce filtrante dai bordi della controsoffittatura, e tutte le lampe dovranno avere luce rivolta verso l'alto e non verso il basso, in modo da infastidire il meno possibile le persone che sono a letto. Vabbè, prego. Bravo. Ci sentiamo. Io per prima cosa volevo evidenziare che lo stile dell'amministrazione non è stato mai quello di annunciare per poi fare, ma addirittura quello di fare e poi annunciare. Ma in questi due progetti c'è la necessità di programmare, di poter fare questo preliminare incontro con la cittadinanza, perché riteniamo che ci debba essere la partecipazione della cittadinanza, nel senso che la cittadinanza con questi progetti non può essere vista come spettatore ma come parte attiva, perciò ci siamo permessi di annunciare ancora prima di fare. Iniziò questo percorso nel mese di agosto. Veramente l'amministrazione da molto tempo ci pensava un'idea del genere, perché non può non esserci un'amministrazione che non pensa agli anziani, non può essere un'amministrazione che attualmente proprio visto per gli anziani, diciamo, cioè, questo prolungamento della vita non ci pensa. Noi ci abbiamo sempre pensato, però in agosto ci fu questo impulso proprio dalla Dittina che mi sollecitò gli Azzi, semplicemente come fare, e mi disse: dai, Franco, ci sta la vendita della casa di Lorenzo, che dici? Noi potremmo, insomma, rimasimo un tantino scomodo, ma allo stesso tempo molto interessato. L'entusiasmo di Dittina mi coinvolse molto e iniziammo a fare questo percorso. Ne parlai con l'amministrazione, con tutti gli altri dell'amministrazione, che furono immediatamente favorevoli, perché appunto, vi dicevo, siamo una squadra forte, dove tra di noi non c'è alcuna ripicca. Non siamo come le altre amministrazioni che magari si vedono come antagonisti, che magari l'insuccesso di un assessore viene fatto come una vittoria dell'altro. Noi siamo una squadra collaudata, come dicevo, immediatamente inizia questo percorso. Diceva Don Vincenzo che questa è una struttura pubblica, è l'unica struttura pubblica che si interessa di questo aspetto. Perché? Perché riteniamo che i nostri anziani
sono un patrimonio della nostra storia e quindi dobbiamo partecipare tutti quanti a questo progetto, nel senso che questo dovete sapere che un anziano in media in Italia costa circa 2.000, dobbiamo anche parlare di questo, circa 2.000 euro mese. Davanti il contributo eventuale che ci sia di una pensione, una pura a capo, no? Stiamo intorno ai 1.500 euro mese, 8-10 persone, perché noi dovremmo arrivare a 10 persone di alloggio. Immaginate che cosa c'è, poi il comune già ha delle incombenze pure gradite per quanto riguarda per esempio l'asilo nido. L'asilo nido ci costa 90.000 euro l'anno, gli anziani ci potrebbero costare circa 180, e allora ecco qui la partecipazione. La partecipazione di chi? Magari una cooperativa di volontari logicamente codificata nell'ambito di una continuità che va a fare le pulizie, di un medico, ma sono i nostri anziani, insomma, è la nostra storia. E quindi questo incontro è stato voluto proprio perché c'è bisogno della vostra partecipazione. Una struttura del genere, la parte vincente è che sta nel centro del paese, in modo che chiunque passa, perché va a prendere il pane, va a fare la cosa alla posta, può passare e andare a fare una visita. Questo è uno degli aspetti vincenti della situazione. Carissimo Gianfranco D'Amato, dovevi dirci adesso qualcosa tu e noi ti diamo la parola. Vieni. Volevo aggiungere, agosto si è cominciato a parlarne Pizzi e Merletti, poi Franco, poi una mattina ci siamo trovati al comune, naturalmente lui ha fatto la parte sua con il suo capo qua, poi ci siamo trovati Tittina, Gianfranco e... siamo usciti già con una cosa fatta. Ma niente, cosa dire? Per me è un grandissimo orgoglio e un grandissimo onore poter contribuire alla realizzazione di una casa per anziani. Sono stato coinvolto dall'entusiasmo di Franco, di Tittina e di Vincenzo, da Re Vincenzo, e credo che sia un'occasione di grandissima gioia per me. Ritengo che ognuno di noi debba, nell'ambito delle proprie possibilità, restituire qualcosa alla società e alla comunità nella quale vive. E per me è stata un'occasione per poterlo fare. E spero che, come suggeriva prima il Vice Sindaco, anche la popolazione possa partecipare per assistere e dare vita e continuità alle attività di questo centro di casa di anziani. E io voglio dire, io ho avuto l'opportunità di poter contribuire e di poterlo fare, ma congratulazioni a voi che avete avuto l'idea di farlo. Mi sembra un'occasione che sottolinei questo grande senso civico di chi conduce l'amministrazione di questo comune, per cui i complimenti vanno a voi. Ma poi personalmente, nella fase 2 di diciamo, contrattazione con i proprietari, è stato veramente il pezzo principale che ha dato luogo affinché questo sogno, diciamo, oggi è un sogno, ma tra breve si realizzerà, che noi sicuramente in quest'anno inizieremo i lavori, l'amministrazione del bilancio del 2020 ha inserito un mutuo, non dico la cifra, che sono gli architetti, sicuramente entro l'anno inizieremo. Però spontaneamente esco, no, avete parlato di storia, io sono stata messa celebrata essere vincente, il quale durante la mendia ha detto che i Vangeli hanno fatto la storia di Gesù e Piazza San Nicola ha fatto la storia, tanto giovani hanno capresi, adesso sono tutti anziani. Mia madre diceva: chi non parla o non sa parlare o non ha niente da dire. Io forse non saprò parlare, però ho tanto da dire. Ho 82 anni e spero veramente che un giorno possa essere anche io artefice di incontrare questi giovani per raccontare la storia. Ma la cosa che voglio dire, che ci tengo molto, il primo è stato Don Vincenzo, perché tutto questo è nato da un sogno. Poi ne parlai con lui, il quale mi disse subito: zia, l'altro ieri ho avuto il mandato di
di vendere questa casa. Quindi c'era una cosa, un paio di mesi che non si riusciva a trovare chi era interessato a questa vendita, chi era stato delegato. E allora poi io chiesi, ma come si fa? Qua ci vorrebbe qualche sponsor. E lui mi fece un nome del dottor D'Amato, che era molto sensibile della comunità di Anacapri, quindi aveva fatto tanto darsi che poteva darci una mano. Ma per concludere, dopo quell'incontro di cui si parlava prima, noi prima i quattro, la cosa che mi ha accompagnato in questi mesi è stata un'espressione di Don Vincenzo quando scendemmo giù io e lui, lei andò per prima, poi uscì via lui e disse, quello che mi ha sorpreso la genialità di Franco Cerrotta, perché no, Franco, bene, introduciamo il secondo grande progetto del nostro paese, quello di Villa Rosa. Prego, dottoressa. Vorrei chiedere una cortesia, e cioè di invertire l'idea che avevamo. Presentare il progetto di Villa Rosa significava fare una presentazione tipo quella che ha fatto prima Crescenzo, per spiegare come sarà strutturato questo progetto. A valle di questo progetto c'è la nascita di una cooperativa che si dovrà occupare di gestire cultura e ambiente. Quindi e poi tutto sommato queste parole insieme si sposano, questi due progetti prevedono il sostegno a una parte fondamentale, come diceva anche Don Vincenzo, che sono gli anziani, ma c'è un'altra parte che sono i giovani. E insieme si potrebbero anche realizzare delle sinergie. Ma senza tensione, Marco vicino a me, il gruppo di lavoro vi presenta una cooperativa che deve nascere alla fine di questo progetto. Vai Raffaele, Martina, vai. Sì. Buonasera, benvenuti a tutti. Vi presento la nostra cooperativa che noi formeremo, che si chiamerà IANA, e il nome deriva da Young Archaeology Nature Association, che significa associazione di giovani che si occupa di natura e archeologia. Passo la parola alla mia collega Marianna Guidone. Il nome della cooperativa sarà IANA. Ypsilon significa giovani, che in inglese si dice young, e Ana è prefisso di Anacapri. Il logo creato da me rappresenta la Ypsilon trasformata in un ramo di fiori di ciliegio, per dare maggior risalto alla lettera, disegnarla con eleganza in corsivo. Ho scelto i rami di fiori di ciliegio perché durante una ricerca avevo trovato la parola anami, che in giapponese significa guardare la fioritura dell'albero di ciliegio, ma significa anche il godimento della cultura e della natura. Marco Manzo aveva disegnato il sigillo che lo useremo come firma. La cooperativa Diana alla fine del progetto Benvenuti a Villa Rosa. Tante cose abbiamo imparato al meglio a cucinare, a lavorare in gruppo, a comunicare in pubblico, a utilizzare internet, a pregare le famiglie, le video, email, eccetera, e condividere tutti i sensi e simulare l'accoglienza vissuta al museo. Ok, beh, allora, se qualcuno vuole fare domanda riguardo a queste categorie, si rivolga a me. La faccio io una domanda. Che vuol dire a lavorare in gruppo? Lavorare in gruppo?
gruppo si intende lavorare insieme. Qualcuno potrebbe dire una famiglia, come tra impiegati, tra un capo e i suoi sudditi, ma il discorso è sempre lo stesso. Come ha detto il vice sindaco, siete una squadra. Esatto, se la squadra cade non ha senso la base, perché la base manca. E che vuol dire questo al meglio cucinare? Che hanno voluto scrivere così? Al meglio a cucinare. Che vuol dire al meglio a cucinare? Che in italiano non ci piaceva tanto, però tu hai spiegato perché. Perché al meglio si intende dire anche in tutti i sensi, ma a cucinare perché diciamo io che per esempio che appunto ho fatto l'alberghiero, che ho fatto che farò il cuoco in uno dei lavori possibili di sicuro, ti insegna appunto tutto il meglio che della cucina, ma non solo, anche se la cucina rimane appunto la categoria principale. Al meglio cucinare, dicevamo loro, e che volete? Ma che vuol dire a comunicare in pubblico? È un po' spezzettato. Però era chiaro il concetto. Che vuol dire a comunicare in pubblico? E poi non scoccio più, giuro. Non si preoccupi. Non mi preoccupi. Soprattutto diciamo però, cioè, anche se è vero, che sono proprio al settimo cielo, cioè so. Sono in forma, però lo so. Che vuol dire comunicare al pubblico? Spiegalo a loro, così dai un consiglio anche a lui. Ok, allora comunicare in pubblico significa comunicare in maniera elegante, raffinata, oppure in comunicare meglio. Ognuno può comunicare come meglio crede, ma basta che si capisce. E non c'è la possibilità di presentare un progetto. Questo progetto è stato finanziato dalla Comunità Europea e prevedeva appunto l'organizzazione di questi laboratori con la fusione di persone diversamente abili e normodotati per mettere insieme una comunità operativa che sapesse fare secondo certi laboratori. Nella prima fase diciamo, si è puntato di più sull'individualità di ogni ragazzo, mentre nella seconda fase si è pensato invece di fare appunto dei lavori di gruppo. Ma sicuramente il risultato più importante della cooperativa si è tenuto appunto nel giugno del 2019. Con la passeggiata culturale denominata appunto Anacapri Svelata. Durante appunto questa passeggiata i ragazzi hanno appunto hanno raccontato diciamo pezzi di storia del proprio paese, soprattutto facendo anche riferimento a degli aneddoti riguardanti la loro propria sfera intima e personale. La cooperativa Diana quindi ha come obiettivo la valorizzazione del territorio dell'isola di Capri, dell'isola di Capri e soprattutto del territorio di Anacapri, che è una meta turistica da sempre ambita da turisti di tutto il mondo, specialmente non solo diciamo per le sue bellezze archeologiche e naturali, ma soprattutto per il suo immutato fascino rurale, che la rende appunto ancora oggi una meta ambita soprattutto quella parte di visitatori che è ancora a diciamo, nostalgia di quella Capri romantica dei secoli scorsi. Diciamo, la cooperativa Diana si propone di perseguire un duplice obiettivo, quello appunto di introdurre nel mondo del lavoro turistico e culturale persone diversamente abili e di garantire una diversa protezione del patrimonio culturale proprio grazie al contributo speciale dei ragazzi della nostra cooperativa. Questo tipo di scelta appunto potrebbe rappresentare un unico in Italia, poiché potrebbe fungere appunto da modello per i diversi progetti che hanno, diciamo, potrebbero perseguire gli stessi risultati. La nostra cooperativa appunto si propone di offrire al pubblico una nuova idea di cultura. L'intento principale infatti sarà quello di coniugare opere d'arte di tipo classico, quadri e sculture, a un'idea d'arte di tipo moderno, cioè attraverso percorsi multimediali.
i percorsi multimediali, la scelta appunto di aggiungere percorsi multimediali ha un chiaro intento, quello di rendere il pubblico non solo spettatore, ma anche protagonista dei percorsi e delle vicende appunto di questi percorsi. Il nostro appunto obiettivo sarà quello inoltre di avviare con lo spettatore, con il pubblico, appunto con il visitatore, soprattutto quello locale, un rapporto di continua collaborazione, in modo da avere appunto costanti stimoli da ambo le parti per migliorare le attività della cooperativa. Il servizio appunto offerto dalla cooperativa è simile appunto a quello dei cantastorie e dei portatori di memoria. Siamo infatti sicuri che potremmo raccontare l'isola di Capri e soprattutto il territorio di Macapri grazie appunto ai ragazzi della cooperativa e che ci possono inoltre aiutare a vedere il mondo da una prospettiva diversa. Grazie. L'amministrazione pensava a un luogo che doveva e poteva essere ristrutturato e diventare un museo, che e mi succederà l'architetto D'Amato che spiegherà come sarà strutturato questo museo, un luogo dove a questo punto noi, futura cooperativa, ci candidiamo per eventualmente essere utilizzati nella gestione, perché loro, ognuno di loro, saprà e sa fare qualcosa. Villa Rosa non sono io a dovervela descrivere, né voglio avere la presunzione, mi aiuto. È forse uno degli edifici, guardo l'architetto che è la memoria storica del territorio anche, è uno degli edifici di maggior pregio che il comune di Anacapri ha nella camminata piacevole, rilassante, distensiva, che idealmente inizia con la Scala Fenicia e raggiunge il centro della comunità locale. Quelli che sono gli elementi architettonici che sono stati l'elemento scatenante del progetto, perché l'obiettivo, e ritorno, è quello di recuperare la struttura a museo, ma dando la possibilità di utilizzarla in tutte le sue dislocazioni, sia orizzontali che verticali, rendendola fruibile funzionalmente a tutti, normodotati e non. La struttura si compone fondamentalmente di due parti. In queste immagini sono riportate alcuni fotogrammi che fanno risaltare agli occhi la parte, diciamo, più storica del corpo di fabbrica. Lo vedremo più avanti nelle tavole di progetto, nelle tavole di rilievo. Non a caso, una di queste è la scalinata di accesso all'ex istituto scolastico, quasi a sottolineare il punto terminale per l'inizio di una nuova storia. Nella slide successiva abbiamo inteso sovrapporre sullo stato attuale quali sono state le zone dove sono stati fatti gli interventi mirati al soddisfacimento dell'obiettivo principale, cioè fare in modo che questa struttura possa essere utilizzata da tutti senza nessun problema. Al piano terra individuiamo le quattro funzioni del museo, le quattro funzioni di Villa Rosa. Immediatamente alla sinistra del piazzale del patio d'ingresso, dell'area di accesso, c'è una sala di, noi l'abbiamo intesa come sala ristoro, un punto di accoglienza dove, all'interno del quale sono stati tipologicamente recuperati anche i materiali esistenti all'interno di Villa Rosa, i pavimenti, gli stucchi e tutto ciò che era cornici e i camini esistenti che si sono trovati fino a poco tempo fa all'interno delle aule dell'istituto. Questa zona qua, come elemento di cerniera con i servizi che funzioneranno come cerniera tra la parte storica e la parte nuova,
da quest'altra parte, nel nuovo edificato, una sala polifunzionale. Polifunzionale perché sul volere dell'amministrazione c'era la possibilità, cioè si voleva dare la possibilità alla struttura di poter funzionare anche in orari di apertura diversi da quelli della sala museale. I camminamenti, sia nella zona giardino, sia nella zona interna, sono tali per cui qualsiasi persona con elevatori o con rampe può sia all'esterno che all'interno raggiungere i diversi livelli del corpo di fabbrica. E questa con le finiture è un po' l'idea, trattare la zona museale, tutto il primo livello sia del corpo storico della parte nuova, trattare la zona museale pressoché allo stesso modo, parte in legno e parte in legno anche nella polifunzionale. Noi l'abbiamo nominato sala per esposizioni temporanee perché è uno spazio staccato dall'attività museale storica, ma che desse la possibilità anche per eventi e manifestazioni di essere utilizzato in maniera separata. La parte del secondo livello ha, io forse noi l'abbiamo chiamato impropriamente foresteria, a ospitality se vogliamo essere raffinati con la lingua, comunque dare la possibilità al secondo livello di poter ospitare, lo diciamo nella nostra lingua, chiunque volesse anche esporre o volesse partecipare alla vita attiva del nascente museo. Voleva essere, perché è stata rappresentata in questa tavola da sola? Perché vuole essere l'indicazione di progetto all'utilizzo di questa zona anche indipendentemente, come dicevo prima, dall'attività museale. L'amministrazione comunale per manifestazioni, eventi come quelli che al quale stiamo partecipando stasera ha uno spazio da disporre che ha una naturale estensione verso l'esterno perché nei camminamenti all'esterno lo spazio viene quasi ad ampliarsi. E poi tutto ciò che è arredo all'interno è tutto rimovibile. All'occorrenza può essere liberata e può essere anche dislocata la sala di esposizione sui due livelli nel corpo nuovo. Questo è schematico come immaginiamo di trattare anche qui con legno, con la riposizione delle bucature in maniera un po' più simmetrica e la pedana sollevata per dare adito, nel caso di sala di utilizzo come sala conferenze, sala proiezioni, a una postazione di discussione. Schematicamente è la sezione sul corpo storico, quello più antico, dei tre livelli di progetto: una zona di storo, una zona esposizione, cioè l'area museale, e poi la zona foresteria. Quello che può saltare è il contrasto volutamente, forzatamente, come scelta di progetto tra tutto ciò che è la formazione dello spazio con alcune proposte e elementi di arredo. E questa è l'immagine per spiegare in maniera immediata il nuovo e il vecchio. Qua saliamo, ipotesi per la sala espositiva, come immaginiamo abbiamo preso due locali, due ambienti del corpo, abbiamo spacchettato, abbiamo riportato come abbiamo trattato anche le superfici. E l'idea è quella di recuperare l'interno degli ambienti esistenti con un intervento puntuale sulle finiture, tutto ciò che può essere portato come sala museo. Qui, velocemente, con i diversi colori con le lettere, sono individuate le tipologie di elevatori che consentono sia fuori che dentro, in qualsiasi punto della struttura, di superare i dislivelli esistenti. E, velocemente, questo in giallo è l'unico elevatore che va dal piano terra alla foresteria, che
è proprio la struttura che ce l'ha indicato, e poi all'esterno e all'interno ci sono delle piattaforme elettriche, quindi a basso impatto anche dal punto di vista ambientale, che consentono di slogare anche in maniera autonoma il movimento in verticale dei esseri. Immaginiamo qualcosa del genere, dove l'idea è sempre quella di riproporre un disegno che non è un falso, è comunque riproporre una matrice geometrica che inquadra le bucature, sia al primo piano che al secondo piano, ma nello stesso tempo fare in modo, anche con la finitura cromatica, di uniformare due corpi di fabbrica vecchio e nuovo. E un particolare, seppur schematico, ma diciamo nell'esecutivo presentato e approvato, seppur schematico, la piattaforma che con minore impatto anche visivo possibile consente al diversamente abile di poter muoversi in autonomia, perché sono piattaforme elettriche, quindi non hanno bisogno di accompagnatori o di persone appositamente poste, consente di muoversi all'interno della struttura. Ho quasi finito. Sono l'indicazione di tutti i percorsi che consentono di muoversi ai vari livelli, vado velocemente per non abusare della vostra pazienza, sui tre livelli della struttura. E qui parla da solo, io ringrazio veramente l'amministrazione per l'occasione che mi ha dato. Questo progetto che nasce appunto con un finanziamento della Regione Campania guidato dalla dottoressa De Vargas, noi siamo stati molto vicini e immediatamente ci siamo accorti, io personalmente che siete a un incontro, sono stati molti incontri con loro, ci siamo accorti immediatamente che i ragazzi hanno assunto il ruolo di gestione del museo, cioè l'amministrazione non ha percepito il fatto di fare un qualche cosa perché possa iscriversi nei registri dell'amministrazione, stiamo facendo qualcosa per questi ragazzi, ma noi stiamo facendo qualcosa per noi e per i ragazzi, e loro stessi se ne sono accorti immediatamente, cioè hanno individuato immediatamente il loro ruolo. A volte può non essere immediatamente recepito da chi non pratica di queste cose, e io mi accorsi immediatamente che appunto i ragazzi sono entrati nel ruolo. E ci fu una frase che mi emozionò moltissimo quando uno di loro richiamò a un altro e gli disse: "Uè, di qua stiamo a fare campo." Cioè, guardate che è un fatto che può sfuggire a chi non sta vicino a queste cose, ma è di un contenuto e di un significato veramente straordinario. E perciò noi ci crediamo, e sicuramente i lavori appunto per questo blocco che c'è stato col Consiglio di Stato, che è l'ultima sentenza che arriverà tra giorni, i lavori sicuramente inizieranno tra breve, che appunto sono già finanziati e affidati. Io ringrazio nuovamente l'architetto che ci ha voluto dedicare queste ore della sua giornata di domenica, e volevo concludere con dire che Anacapi è viva, Anacapi cresce, gli anacapesi sono attenti, vicini e sensibili. Poi ci sarà tra poco un'ulteriore prova da dimostrare questo grandissimo spirito di appartenenza al nostro paese su un altro argomento, sicuramente che non vi è sfuggito, che sarà il dibattito di questi giorni, dove nessuno, e dico nessuno, si deve permettere di metterci i bastoni tra le mani.